C'era un uomo con i capelli rossi, che non aveva né occhi né orecchie, non aveva addirittura né braccia né gambe, non aveva la spina dorsale, non aveva le interiora, non aveva niente, per cui non si capisce di chi si stia parlando. Un comico braccato dai suoi personaggi. Che Dio! E se poi te ne penti! Basta! La gente si chiede perché ci vuoi nel perché? Tuo prossimo video! Perché? Perché sto scrivendo un libro! Assumere una posizione comoda. Mm-hmm. Aprire il libro facendo leva sulla parte rigida della copertina. Scorrere con gli occhi sui segni neri da sinistra a destra. Alla fine di ogni riga, passare alla riga sottostante. Perché? È un po' una scelta provocatoria per far capire ai miei fan, soprattutto, come, diciamo, interagire con questo oggetto. Uccidere insetti invadenti. Tagliare le verdure. Hai da poco scritto il tuo primo libro. Si chiama Libro. Non ti veniva il titolo? Esatto. Cioè, ho cercato tantissimi titoli, cose assurde, tipo Mare Molle, I peli di Mario. Poi ho detto basta, voglio scegliere il titolo più letterale possibile. E quindi ho scelto Libro. Prima ancora che il libro cominci c'è addirittura una pagina di scoraggiamento all'acquisto. Cioè, sì. Dici non lo comprate perché è pieno di banalità eclatanti. E allora perché l'hai scritto? Ah, perché in realtà è arrivata Mondadori proprio col gomito così, ho detto scrivi sto libro. Poi hanno anche picchiato duramente per convincerli. E questo scoraggiamento all'acquisto è un po' come per dire mettere le mani avanti. Insomma, volevo abbassare un po' l'aspettativa. È una biografia, la tua dentizione, le tue esperienze sessuali precocissime. E poi anziché miti ed eroi avevi un amico immaginario, Giannetto. Era un modo per sentirmi più forte, che io avevo frugato molto nella mia immaginazione per trovare questo amico. Era completamente scemo, si faceva spesso la pipì addosso, così mi sentivo un grande. Avevi già cominciato a conversare con i casi umani. Proprio questo era il senso di questa cosa, cioè i casi umani sono un po' un modo per sentirmi a casa. La mia famiglia è un caso umano in generale, io sono un caso umano. Volevo qualcuno che fosse un po' peggio di me e ho cercato lui. Attualmente io mi circondo di casi umani, li cerco, li scovo. Italiano Medio. Sopra! Un film di Dino Crisi. A 9 anni ti regalano una telecamera, ma tu cosa volevi fare da grande? Mi regalano una telecamera perché io gliel'avevo chiesta. Perché io da quando vidi Ritorno al Futuro, a 7 anni, iniziai a avere questa voglia di fare regista e l'attore. Tu volevi fare film dell'orrore? Sì, essendo vissuto a Chieti, che è una città molto calma, molto tranquilla, dove non succedeva niente, io nell'horror vedevo la possibilità di far succedere delle cose tremende a Chieti, quindi giravo tipo Jason a Chieti, mi ricordo Twin Peaks, Profondo Rosso, Shining. Ci sei riuscito? Cioè incutevi terrore? No. No! 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 Tagli al personale. Che ragazzo eri? Ribelle? Timido? Estroverso? E tutte le cose che hai detto tutte. Ci stanno, sì. Sentivo questa voglia di evadere. Evadevo nella fantasia, nel cinema, nella TV. E quindi mi ricordo di un'infanzia in cui ero abbastanza spregiudicato, cioè abbastanza sfrontato. Non so se ho perso questa cosa verso i 12 anni in cui magari avevo subito qualche delusione. Mi sembra di capire che durante l'adolescenza mi sono intimidito, secondo me. Credo dovuto al rifiuto di qualche ragazza. Un amore ostacolato dal montaggio. No, ha crashato! Qual è il libro di quegli anni che porti nel cuore? Questo si chiama Casi ed è di Daniel Sharms. È una raccolta, in realtà, una raccolta di racconti surreali, demenziali, possiamo definirli. Ho visto un talento nello scrivere andando contro le regole, anche molto metalinguistico come libro. E mi ci sono riconosciuto e sicuramente mi ha influenzato nella scrittura del libro. Ma te l'ha consigliato qualcuno? Come nasce questa lettura? Questo libro nasce sotto consiglio di Elio e le storie tese, cioè Elio è uno. Lui. Tu sei un pioniere degli youtuber.
Hai detto un prototipo. Un prototipo, sì. Cioè, l'attestato di prototipo in camera. Vedo che la realtà sta diventando come i miei video, soprattutto con TikTok. Quali sono alcuni dei personaggi più strani in cui ti sei imbattuto? Silvano Mazzocco e fa questi video con dei prodotti del Molise e dice vi faccio buona giornata a tutti gli amici del Molise! Ti stiamo facendo una pubblicità incredibile. Sì, Ornella Zocco. Credo che una volta abbia detto bello, è come me pazzerello. Da quella volta ci hanno creato i remix e lei ha tipo 700.000 followers. E io spesso mi sveglio la mattina e dico bello, è come me pazzerello. E la mia ragazza mi vuole uccidere. Buon pomeriggio e bentrovati a TG Casa Quarantena fase 2, che poi è uguale alla fase 1. Durante il lockdown ci hai tenuto compagnia con dei video nei quali dissacravi alcune delle più surreali novità che stavamo vivendo in quel momento. TG Casa Quarantena, che era questo TG che raccontava le cose più banali possibili che succedevano dentro casa, ma in maniera giornalistica. Continua l'invasione dei peli di gatto, il servizio. Oppure è scaduto il latte. Chi sono i congiunti? Sono i congiunti, sì, poi c'era anche un trailer horror sui congiunti, sulla presenza di questi congiunti, The Congiunti. Basta! Fatti vedere! Dimmi chi sei! Sono la tua ragazza! The Congiunti. Una presenza a cui non sei più abituato. Tu che rapporto hai con i libri oggi? Di solito leggo a colazione, mentre faccio colazione o prima di addormentarmi. Non compro mai libri alla cieca, chiedo e ricevo buoni consigli. Mia madre mi ha fatto conoscere Woodhouse, che è un umorista inglese, e con lui ho passato gran parte dell'adolescenza. Magari se mi appassiono a un autore, poi mi compro da solo i libri. Ti viene in mente qualcuno? Del Gogol, me li sono comprati da solo i libri di Gogol. Anche qualcosa di Pushkin. Mi piacciono molto i russi, Turgenev, Dostoevsky. Non so perché ho una passione. Poi da quando è uscito Ciao 2020, che sembra quasi un video che avrei potuto fare io. Signore e signori, buonasera e on the festival musicale Ciao 2020. La tua vita si può descrivere attraverso le tue fissazioni. La prima fissazione è stata quella su, credo, sul dado. Lo assaggiai, mi ricordo, e sentii questo sapore fortissimo. Decisi che quella sarebbe stata la mia merendina. Poi ci fu un'altra fissazione che è diametralmente opposta al dado, che erano le ostie. Difficile trovare un posto dove fare scorpacciate di ostie. Sì, a parte la sagrestia, dove si può fare lì. La tua passione per il golf. Vedevo questo cartone animato che si chiamava Tutti in campo con Lotti. Mi piaceva tantissimo, però non c'era un campo da golf in Abruzzo. Mi portavano ogni tanto al mini golf. Poi mio nonno mi disse: guarda che io vado a Fiuggi a fare le cure termali e lì c'è un campo da golf. E andai con lui a Fiuggi e giocai 3 estati a golf. E in queste 3 estati io vivevo con dei vecchi. E io ero l'unico bambino e quindi rimanevo stupefatto da questi vecchi. Divenni amico anche di vecchi. Amico dei vecchi erano confortanti, perché è come se avessi tanti nonni, no? Come se avessi un albergo pieno di nonni. Ero il nipote di 98 nonni. Stampavi un giornalino, ti appassionavi al cinema. Ma ti devo pagare dopo per questa seduta? No? Leggi un attimo. Io non reggo l'alcol.